Accetta, come raccomandazione a lei la parola, onorevole Giorgetti. Sì, non l'accolgo perché vorrei che l'Aula si esprimesse. La questione è la distinzione di trattamento tra la banca d'affari e la banca tradizionale che esercita credito. Credo che sia una delle spiegazioni, forse la principale, di tutto quanto accaduto negli ultimi 10 anni e disastri che si sono verificati non soltanto in Italia. Per questo motivo è evidente che non si risolve la questione con un voto su un ordine del giorno, ma oggettivamente bisogna chiarire chi è a favore o contro questo tipo di principio. Grazie. Grazie, sottosegretario Baretta, prego. Onorevole Giorgetti, io l'ho accolto come raccomandazione proprio per evitare di mettere la solita frase valutare l'opportunità di. Quindi, paradossalmente, è fatto proprio per tener conto senza toccare il suo testo. Adesso valuti lei cosa fare. Bene, quindi lo metto in votazione con il parere contrario. Aperta la votazione. Malisani. Latronico. Cassano. È chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo al 9 Grimoldi, parere favorevole. Passiamo al 10 Simonetti, parere contrario. È aperta la votazione. Carra. Giachetti. Fossati per solidarietà con Giachetti. Ok, è chiusa la votazione. La Camera respinge. 11 Busin. Prego, onorevole. Con l'ordine del giorno io voglio sottoporre al Governo per l'ennesima volta un problema grave che riguarda decine di migliaia di aziende venete, soprattutto concentrate nella provincia di Vicenza e di Treviso, che nei loro bilanci avevano, meglio, qualche miliardo in valore di azioni delle due popolari vicentine andate in dissesto. L'azzeramento del valore che è passato per la Vicentina da 62,5 euro di poco più di un anno fa a 0,10 centesimi e 40 euro circa della Popolare Veneta altrettanto a 0,10 centesimi ha provocato da un lato tensioni negli affidamenti perché ovviamente queste azioni erano anche lasciate a garanzia di linee di credito, una volta azzerato si chiede il rientro delle linee di credito, ma problemi anche nella redazione di bilancio perché provocano delle perdite.